E allora, signori, buonasera, sono Attilio Cordaro di laurearsi lavorando.com. Se non mi conoscete fa nulla perché non vi conosco neanche io. Se volete indagare su di me basta scrivere su Google Attilio Cordaro, avete un bel po' di informazioni. Se trema un po' il telefono è il mio braccio che trema. Devo fare un po' di bicipiti in più. E allora, signori, oggi vi parlo di tutte le cazzate che vi hanno propinato sulla gestione del tempo. E perché tutte le cazzate? Perché nel corso del tempo basta andare su Google e scrivere non so come gestire il tempo, vi escono tutta una serie di fuffacoccio, gente varia che vi dà consigli su come gestire il tempo, ma in realtà sono tutti consigli dati da gente che non ha mai studiato e lavorato contemporaneamente e fatto tantissime altre cose come ho fatto io nel corso della mia vita. Ad oggi, per darvi un'idea proprio concreta, gestisco un'azienda, ho studiato e lavorato contemporaneamente per tutti e 5 anni della mia magistrale in giurisprudenza. Mi sono laureato con 110 lode, ho fatto diversi lavori part-time e full-time, tra cui uno nel più grande colosso assicurativo nel mondo in Italia. E ad oggi ho scritto questo libro, Come laurearsi velocemente e con voti alti. Collaboro con altre aziende esterne e aiuto tutti gli studenti universitari e lavoratori italiani a conciliare in modo efficace studio, lavoro e vita privata per laurearsi velocemente e con voti alti, anche se hanno meno tempo rispetto ai loro colleghi di corso e anche se non possono seguire tutte le lezioni. Quindi, parliamo oggi di tutte le cazzate sulla gestione del tempo che vi hanno girato come verità assolute. Vi dico subito che in questo video sparerò a zero su tantissime cose e vi farò risparmiare un sacco di soldi in formazione che io in realtà ho speso. Prima cosa in assoluto, non utilizzate l'agenda. L'agenda è una cazzata perché ogni singola cosa che voi dovete fare dovete appuntarla su un blocco di fogli con un elastico che dovete aprire a ogni singola e santa cosa che dovete controllare. Non va bene, vi fa sciupare un sacco di energie. Ah, premesso, prima ancora di tutto, gestione del tempo, intendiamoci, non è quella che pensate che sia. Gestire il tempo significa saper pianificare, saper organizzare e saper essere produttivi. Quindi, diciamo, lo dico come luogo in cui ci possiamo guardare negli occhi e non litigarci. Cioè, gestire il tempo significa questo. Quindi non utilizzate l'agenda perché è una cazzata, una grandissima stronzata. Dovete aprire ogni 2 secondi, controllare gli impegni, scrivere gli impegni nuovi, cancellare quelli vecchi, si pasticcia, diventa una cosa schifosissima. Non utilizzatela mai perché è proprio il male assoluto. Seconda cosa, vabbè, se guardo sto seguendo un foglio, quindi diciamo mi sono appuntato 4 cose, è normale, quindi diciamo state tranquilli, state in pace col mondo. Seconda cosa, non utilizzate delle app. Non utilizzate le app perché le app sono il male anche loro più assoluto. Perché? Perché il cellulare è pieno di notifiche, vi arrivano notifiche dall'esterno, dall'interno, vi suona la sveglia, vi arriva il messaggino, vi arriva la notifica di Facebook, vi arriva il messaggio su Messenger, confusionarie da morire. E le app quindi non vanno bene perché appunto essendo nel telefono, il telefono è pieno di notifiche, vi fa confondere, non riuscite bene perché nel momento in cui magari volete appuntare un appuntamento, nel frattempo vi arriva la notifica di Facebook, vi distraete, vi scordate l'appuntamento e amen. Terza cosa, non seguite quelli che vi dicono di creare ogni giorno da zero una nuova to-do list con nuove cose da fare. La vostra to-do list, come già spiegavo all'interno del sistema Laurearsi Lavorando, va creata non da zero, ma sulla base, è come se aveste una lente di ingrandimento su un singolo giorno. Questo magari poi ci faccio video a parte perché c'è davvero il mondo da dire. Lo spiegavo all'interno del sistema Laurearsi Lavorando. Se non sapete che cos'è Laurearsi Lavorando, è un sistema che concilia studio, lavoro e vita privata in modo efficace. Trovate un link qui sotto, dico se volete prendere informazioni in più. Quindi, vi dicevo, non create da zero to-do list totalmente inventate ogni giorno sulla base di cose che volete fare o credete di voler fare, perché queste non vanno bene, non vanno assolutamente bene. Quarta cazzata da non fare più. Smettete di seguire tutti quelli che vi dicono che studiare la mattina o studiare la sera è la stessa cosa. E questo perché in realtà è proprio un principio di produttività, cioè voi la mattina vi svegliate, siete nel pieno delle vostre energie, dovete e potete dare il massimo. E quindi se voi automaticamente studiate la sera come moltissimi studenti lavoratori fanno, sbagliate. Ora, non è che vi dico queste cose, cioè, non è perché mi piace darvi la colpa delle cose che non sapete fare, ma perché se voi capite i vostri limiti potete superarli e quindi imparare da me. Se mi hai visto troppo antipatico, sono arrogante, non me ne frega niente, però dico quantomeno
prendete oggettivamente il contenuto di quello che vi dico, che è importante. Altra cosa fondamentale, le sveglie. Cioè, non utilizzate le sveglie per ricordarvi le cose, perché anche qui è una stronzata, nel senso che la sveglia magari suona mentre state parlando con una persona, voi la staccate, la rimandate 3 volte, 4 volte, ancora non vi siete scritti l'appuntamento, poi mentre fate la lezione di canto vi suona e allora dovete staccarla, rimontarla, cioè un delirio, per favore non utilizzate le sveglie per ricordarvi le cose, semmai le sveglie possono essere utilizzate quando dovete autostressarvi. E quindi essere ancora più produttivi rispetto a quanto già lo siete. Questa è un'altra cosa che spieghiamo all'interno del corso Laurearsi lavorando. Anche qui trovate il link qui sotto, non devo dirvi nient'altro. Non usate i post-it, ragazzi. Non usate i post-it, per favore, i post-it eliminateli, bruciateli. Tra l'altro rispettate anche l'ambiente se non utilizzate, quindi fate 2 buone azioni in una. Altra cosa, non usate il calendario, cioè proprio questi qui è da galera, nel senso, secondo me è una violazione dei diritti umani usare il calendario per pianificare e organizzarvi, non usatelo perché è il male più assoluto, quindi proprio eliminatelo dalla faccia della terra. Se vi state chiedendo, se vi state iniziando a chiedere quali sono gli strumenti adeguati, li spieghiamo tutti all'interno del sistema Laurearsi lavorando, quindi là trovate tutto. Ultima cosa. Molti vi diranno che la giornata è formata da 24 ore, non è formata da 24 ore. Non è perché Attilio vuole rifare il tempo, quindi cambiare il sistema di riferimento temporale, ma perché non è vero che è formata da 24 ore. Primo perché voi dormite, quindi 7-8 ore le dovete togliere per dormire. Tolte quelle, rimangono 16 ore. Di queste 16, quelle davvero produttive al massimo sono le prime della giornata. Le altre le potete buttare. Perché? Perché dopo che voi avete 10 ore di attività intensa come studio e lavoro o lavoro e studio, di base voi siete cotti, quindi le ultime ore della giornata non dovete neanche contarle, ed è per questo che noi diciamo, proprio applicando un principio che io insegno nel libro, questo qui che vedete come laurearsi velocemente con voti alti, non dovete studiare la sera, o se studiate la sera dovete fare una tipologia di attività particolare, cioè ripasso, e anche lì nel sistema spieghiamo tutto. Signori, oggi è tu, per oggi è tutto, vi ho dato una carrellata di cazzate che dovete evitare assolutamente di fare per quanto riguarda la gestione del tempo, vi prego non fatele più, se vi sto antipatico chiudete il video, se non vi piace chiudete il video, se non vi piace il fatto che ho pochi capelli chiudete il video, non mi interessa, sinceramente non mi frega nulla, l'importante quantomeno è che non continuate a fare queste cazzate perché ne va del vostro bene. Oppure continuate a farle, usate post-it, calendari, quello che volete, cioè nel senso poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Per oggi è tutto, ciao, buonasera.